Buongiorno ragazze, vi ho portato alla festa di Sant'Agata a Catania, che al di là di tutte le credenze, ognuno può avere la propria religione, però secondo me è una festa che merita di essere vista. Questa è la cera che si dà per devozione, anche io ne ho comprate due stecche e fino adesso sono stata sotto il fercolo di Sant'Agata, che ci tengo a dire che è la terza festa religiosa più grande del mondo, e vi ho portato qui con me per farvi vedere un po' questa festa. Lì c'è il fercolo, queste persone che vedete vestite di bianco sono i devoti che indossano il famoso, scusate si era staccata la videocamera, il famoso sacco bianco e il cappellino. Io sono anche devota, però non ho il vestito, che appunto si chiama sacco. Adesso vi porto un po' con me, qui diciamo che siamo all'ingresso di Catania Centro. Questi sono i portici. Ecco, sono proprio sotto i portici e qui oggi c'è la fiera. Cioè c'è ogni giorno una fiera, ma il sabato è tutto il giorno. Non so se oggi sarà anche tutto il giorno, visto che è comunque la festa della città. Quello è l'inizio del mercato. Questa è la famosa piazza Stesicoro, dove ci sono tutte le bancarelle con i prodotti tipici che si fanno durante questa festa. E adesso vado a comprarne qualcuno. Queste si chiamano olive di Sant'Agata, sono tutti prodotti tipici, buonissime. Ok, io adesso vado in pausa pranzo. Penso di essere una disperata, ma sono qui da stamattina. Ci vediamo dopo. No! No, pa, dai, non credo. A me non mi rispetto, ma no. Perché sono finito. Tira la pasta. Ed eccomi pronta per mangiare. Ci vediamo dopo, bellezze. Questa è Vietnea. Io sono tornata dal mio pranzetto. Questa è una parte di Vietnea. Qui ci troviamo sempre di fronte a Piazza Stesicoro. E questa è l'altra parte di Vietnea, dove sullo sfondo si vede l'Etna. Questi sono dei resti dell'anfiteatro romano e alle spalle la chiesa di San Biagio. In giro ci sono tantissimi turisti, perché appunto questa è la terza festa religiosa più grande del mondo. E Catania non in tutti i giorni è coloratissima, ma nei giorni questi qua specifici di festa è veramente super colorata. Qui un po' di negozietti che sicuro ci piacciono. Vedete tutti i balconi hanno questi teli con la di Agata. È bellissimo, veramente. Chi non è mai stato a Catania, io la consiglio in questi giorni di festa, perché è meravigliosa davvero. E questa è Villa Bellini,
che è bellissimo. D'estate ci fanno anche dei concerti. Ragazze, scusate per le riprese, che sono quelle che sono. Io adesso sto morendo di caldo, vi saluto e spero che il vlog vi piaccia. Un bacio e alla prossima.